Buongiorno a tutti, sperando che sia un buongiorno. Voglio condividere con voi, partendo dall'Aula del Parlamento di Strasburgo, alcune euroimbecillità che oggi arriveranno in Aula, proposte dalla Commissione europea che arriveranno in Aula. L'ennesimo nemico per i cittadini europei. Adesso commenterò con voi stamattina quello che accadrà qui in Aula di Strasburgo tra poche ore. E poi commenterete voi se questa Europa è un'Europa amica o un'Europa nemica, se è un'Europa che ci dà certezze o se è un'Europa che ci toglie in ogni momento certezze. Sperando che almeno la wifi del Parlamento tenga, e quindi mi scuso se ci saranno alcune interruzioni, ma è la potente wifi del Parlamento europeo che pretende dal cittadino la perfezione e poi non rispetta i requisiti energetici negli edifici, consuma e spreca risorse pubbliche e non ha la wifi che funziona anche. Adesso, se venite con me, vi racconto cosa accadrà oggi sul regolamento definito esteticamente il ripristino della natura. Perché qui a fare i titoli dei provvedimenti sono veramente bravi. La realtà è che se vuoi realmente rispettare l'ambiente, la prima regola che ti devi fa dare è evitare, ovviamente, che la produzione europea, che la produzione italiana, finisca in quei paesi che inquinano di più al mondo. Quindi la riflessione che voglio fare con voi è che questa Europa, anche oggi, con questo provvedimento che poi abbiamo riassunto in questi 8 punti, ripristino della natura, quindi questo è il regolamento che andrà in aula tra poche ore. Se questo regolamento è un regolamento amico dei cittadini europei, dei cittadini italiani, o è un regolamento nemico, perché qui si continuano a mettere misure in nome di un ambientalismo ideologico, in nome di una strumentalizzazione dell'ambientalismo, si continuano a mettere misure che in realtà penalizzano i cittadini sotto l'aspetto economico, penalizzano i cittadini sotto l'aspetto occupazionale e penalizzano i cittadini sotto l'aspetto ambientale. E quindi abbiamo un'Europa che ogni giorno ci toglie certezza nel governare il tema dell'immigrazione irregolare, ci toglie certezza nel contrastare i Rom che rubano nelle nostre case o sui metrò, ci toglie certezza attaccando i nostri prodotti agroalimentari, pensate al vino, pensate alla pesca, pensate a tutta l'agricoltura del nostro paese, ci toglie la certezza anche sull'auto, sulla mobilità. Ci toglie certezza anche aumentando continuamente in modo insostenibile i tassi di interesse dei mutui. E quindi oggi questo provvedimento, venendo al provvedimento di oggi, che vedete appunto raccolto qui al primo punto, togliere dalla produzione il 10% delle superfici agricole europee entro il 2030. Questo 2030 sta diventando l'anno dell'incubo europeo, sta diventando l'anno della tragedia per i cittadini e dobbiamo mettere a posto la casa e dobbiamo cambiare la macchina. Adesso addirittura dovremmo, secondo il regolamento approvato dalla Commissione europea che va in aula tra poche ore, dovremmo addirittura togliere il 10% della superficie agricola a livello europeo. Di quanto stiamo parlando? L'abbiamo scritto qui. Considerate che stiamo parlando di una superficie di 1.250.000 ettari. Considerate che un ettaro sono 10.000 metri, vuol dire che stiamo parlando, se dovessimo prendere la regione Lombardia, di togliere dalla capacità agricola, dalla produzione agricola, 4 province. La provincia di Pavia, faccio un esempio, la provincia di Milano, la provincia di Sondrio e la provincia di Brescia. Quindi voi considerate che è come se dovessimo togliere l'intera superficie di queste 4 province lombarde. Allora uno mi deve spiegare qual è il regolamento che togliendo 1.250.000 ettari, e ogni ettaro sono 10.000 metri, dal sistema agricolo europeo, qual è il vantaggio? Ovviamente il vantaggio, l'interrogativo è il vantaggio per i cittadini europei, perché il vantaggio per chi sta fuori dall'Europa è evidente, perché aumenteranno le importazioni di prodotto,
aumenteranno i prezzi perché diminuirà il prodotto di qualità italiano, quindi il prodotto italiano aumenterà e forse aumenterà per l'euro imbecillità di qualcuno il fatto che, non essendoci prodotto agroalimentare europeo, si dovrà rincorrere la farina di insetti, la farina di cagnotti o la farina di altri grilli o altri folli animali che qualcuno vuol mettere nella nostra alimentazione. Ecco, questo è uno dei punti, quindi il primo punto per il quale io voterò no, la Lega voterà no, mi auguro che tutti i parlamentari italiani, ma soprattutto la maggioranza dei parlamentari europei, votino no, e questo è l'appello che voglio fare per quello che stamattina vi chiedo di commentare questo provvedimento, vi chiedo di incitare il Parlamento europeo a votare contro questo regolamento che nel 2030 sarebbe l'ennesima assurdità. Il 10% dei terreni oggi coltivati dovrebbero essere tolti all'agricoltura, quindi perdita di posti di lavoro, perdita di produttività, perdita e abbandono di terreni che oggi producono ricchezza. A vantaggio delle importazioni, quindi altri prodotti ci invaderanno, avremo, come abbiamo visto in questi giorni, i pistacchi tunisini, le arance del Marocco, l'olio tunisino e inizieremo il riso cambogiano, inizieremo ad avere tanti altri prodotti, ovviamente che sono spesso nocivi per la salute dei nostri familiari e per la nostra salute. Perché? Perché in quei paesi usano tecniche agricole vietate da decenni nell'agricoltura italiana e nell'agricoltura europea. Cioè io da cittadino italiano dovrei rinunciare al 10% della produzione agricola lombarda, piemontese, ligure, eccetera, dovrei rinunciare al 10% di un'agricoltura di qualità a vantaggio di un'agricoltura pericolosa. Ovviamente queste agricolture inquinano di più, quelle fuori dall'Europa, quelle fuori dall'Italia sono meno attente all'ambiente, inquinerebbero di più, quindi aumenta l'inquinamento. Abbandoniamo dei territori, aumenteranno ovviamente i prezzi al consumatore e avremo meno prodotto di qualità nelle nostre bocche. E come vi ho fatto vedere, 4 province dovrebbero essere sottratte al sistema agricolo europeo, e questa è una follia, no? Una follia, perché come potete immaginare, se manca il grano aumenta il prezzo della filiera del grano, no? Già la pasta, come avete visto in questi mesi, sta salendo di prezzo, continuerà a aumentare. Perché? Perché ci sarà meno materia prima, perché dovremo andare a prendere il grano dal Canada o da altre parti e quindi costerà di più, quindi aumenterà il prezzo della pasta, aumenterà il prezzo dell'olio. Considerate che qui stiamo già parlando di prodotti che sono aumentati il 20, il 25, il 30, il 35, il 40%, aumenteranno le uova, aumenterà il latte, aumenteranno i derivati ovviamente dal latte, il gelato, anche qui parliamo di prodotti che hanno subito già in queste settimane aumenti 20, 25, 30, 40, 45% di aumento. Allora queste politiche europee vanno assolutamente interrotte. Non abbiamo bisogno di un'Europa che aiuti le importazioni, un'Europa che costa ai contribuenti italiani ogni anno qualcosa quasi come 20 miliardi di euro. Paghiamo 20 miliardi di euro per stare in Europa e l'Europa, al posto di essere amica di chi dà al carrozzone europeo 20 miliardi di euro ogni anno, è nemica della nostra pesca, è nemica del nostro vino, è nemica della nostra agricoltura. Ovviamente è inaccettabile, e questa situazione di continuare a strumentalizzare il tema ambientale per penalizzare i nostri cittadini, noi non ci stiamo, lo denunciamo, votiamo contro e vi incitiamo a chiedere oggi di votare contro a questo regolamento, che come vedete nei punti successivi, alcuni li abbiamo già commentati, no? Per l'Italia significa perdere circa 1.250 ettari di terreno coltivato, la perdita di produttività e l'impatto ovviamente sulla sicurezza alimentare, perché meno produciamo in Italia, più arrivano prodotti da fuori Europa e più i prodotti rischiano di essere dannosi per la salute dell'uomo e della donna. La violazione della proprietà privata, ovviamente qui abbiamo delle proprietà che oggi sono coltivate da agricoltori che vengono espropriate all'abbandono totale, e i terreni abbandonati creano ovviamente anche malattie sul sistema agricolo. L'abbandono di un territorio ovviamente crea problemi anche per i territori circostanti, l'eliminazione di qualsiasi intervento umano, questo è un altro tema
che diventa una follia. Questa è una cosa che abbiamo visto in questi anni, l'abbandono dei corsi idrici, dei fiumi, di tutti i corsi idrici, cosa ha portato? Cioè, se un corso idrico non lo manutenti, se un corso idrico non lo curi, è ovvio che quando deve portarvi acqua, quel corso idrico non sarà in grado di portare via acqua e arrivano le disgrazie e le catastrofi che già abbiamo assistito. Ecco, secondo questo regolamento di ripristino della natura, l'Europa dovrebbe rinunciare a 25.000 chilometri di fiumi europei dove può intervenire l'uomo per manutentarli, per pulirli. Noi dovremmo prendere 25.000 chilometri di fiumi, voi considerate, vi do dei parametri così magari vediamo se li trovo, vi do dei parametri così riesco a farmi capire. Il Nilo è 6,6 km, Rio delle Amazzonie è 6,4 km, il fiume Azzurro in Cina è 6,3 km, quindi pensate che i fiumi più importanti si aggirano circa sui 6 km. Qui cerchiamo di, secondo questo regolamento europeo, di togliere dall'intervento umano, da qualsiasi intervento umano, 25 chilometri di fiumi europei. Pensate a quali rischi realmente ambientali questo regolamento europeo porta alla vita dei cittadini. Quindi diventa impensabile interrompere la manutenzione di una parte delle superfici boschive del territorio europeo. Interrompere la manutenzione di 25 chilometri di fiumi, interrompere la coltivazione del 10% degli attuali territori messi a coltivazione. Voi guardate un campo, voi immaginate che secondo un regolamento europeo un decimo di quel campo dovrebbe essere lasciato allo stato brado, allo stato d'abbandono, allo stato di non coltivazione. Ecco, queste politiche becere, euroimbecilli, di strumentalizzazione, di ideologia ambientalista, oltre a essere ovviamente inutili, sono estremamente dannose. E cosa ho trovato in queste ore? Ho trovato un documento che voglio purtroppo condividerlo con voi senza allarmare nessuno. Questa è la proiezione di Goldman Sachs, quindi non della Padania, non della Lega, del 2000 al 2075, che sembra molto lontano. Il 2075 sembra lontanissimo, ma per mia figlia, che ormai conoscete benissimo, Victoria, che ha 20 mesi, vuol dire che lei vivrà questo momento. Ecco, secondo Goldman Sachs, nel 2075 le economie più grandi al mondo ovviamente saranno non quelle che ci aspettiamo per natura, no? Noi ci aspetteremmo, ovviamente, le economie più grandi dovrebbero essere quelle europee, dopo tutte queste politiche dovremmo essere la prima. No, grazie alle politiche europee, guardate dove finiamo nelle economie più grandi al mondo nel 2075. La prima, la Cina, la seconda, l'India, la terza, gli Stati Uniti, la quarta, l'Indonesia, la quinta, la Nigeria, la sesta, il Pakistan, la settima, l'Egitto, l'ottava, il Brasile, la nona, la Germania, la decima, il Messico, l'Inghilterra, l'undicesima, il Giappone, tredicesimo, la Russia, il quattordicesimo, le Filippine, quindicesimo posto, la Francia, Bangladesh, sedicesimo posto, Etiopia, diciassettesimo, l'Arabia, diciottesimo, Canada, diciannovesimo, Turchia, ventesimo, Australia, ventunesimo, l'Italia, l'abbiamo trovata, ventiduesima, l'Italia, nelle economie mondiali nel 2075. Quindi questa è la proiezione del posizionamento nell'economia mondiale del nostro paese.
e questa è ovviamente la proiezione dettata dalle politiche europee che vengono fatte in Europa. Come vedete, la Germania finirebbe al 9° posto, la Francia al 15° posto, l'Italia al 22° posto. Ma quello che ci deve far riflettere è che la prima economia al mondo nel 2075 sarà quella cinese e sarà quella indiana, sarà quella indonesiana, cioè saranno quelle economie produttive che oggi hanno zero rispetto dell'ambiente. E allora, se l'Europa nel contesto mondiale sull'ambiente pesa l'8%, non riesco a capire perché dobbiamo fare arricchire chi inquina per il 92%. Chi inquina oggi per il 92% si arricchisce perché qualcuno in nome dell'ambiente mette direttive inutili e dannose per i nostri cittadini e per la nostra economia. Direttive che ci faranno perdere produzione, che aumenteranno le importazioni, che ci faranno perdere posti di lavoro, che aumenteranno ovviamente i costi. Io non volevo oggi augurarvi una cattiva mattinata, voglio davvero augurare una buona mattinata, ma se il buongiorno si vede dal mattino, ovviamente oggi non può essere un buongiorno a meno che il Parlamento europeo oggi fermi con determinazione, votando contro questo regolamento, il fatto di togliere produzione agricola, di togliere la manutenzione dei fiumi, di togliere il pericolo di essere invasi da altri prodotti agroalimentari e soprattutto fermi un'inversione affinché l'Italia possa tornare ad essere nel 2075 uno dei primi paesi con l'economia più fertile possibile. Non possiamo finire al 22° posto, cioè mia figlia, io da amministratore non mi sento di lasciare a mia figlia un territorio al 22° posto con economie come Cina, India, Indonesia, Nigeria, Egitto, Pakistan, che hanno economie 3 o 4 volte superiori a quella italiana. Sarebbe una cosa inaccettabile. Quindi stamattina qui a Strasburgo darò battaglia affinché questo provvedimento possa essere fermato. E qualora non dovessimo riuscirci, l'appello che faccio a voi è quello di invertire il senso di marcia con le prossime elezioni europee. Se oggi il Parlamento europeo sarà imbecille a tal punto di approvare questo regolamento, l'unico modo per spazzare via questa maggioranza al Parlamento europeo che toglie certezze e che crea problemi all'economia italiana e ai cittadini italiani è quella, il 9 giugno del 2024, mancano 11 mesi, chiedere a voi di spazzare via questi parlamentari che voteranno sia un regolamento dannoso per i nostri figli, per le nostre famiglie e fermare col nuovo Parlamento questo regolamento, che ovviamente non sarà in vigore immediatamente, come vi ho detto prima, si parla di un'applicazione al 2030. Quindi dobbiamo invertire questo senso di marcia, dobbiamo scongiurare questa proiezione che non fa, ripeto, Angelo Ciocca, qui non è Ciocca a fare questa proiezione, ma è Goldman Sachs che fa questa proiezione. 2075, grazie alle politiche europee, l'Italia finirebbe al 22° posto come economia mondiale, con la Cina, l'India, l'Indonesia, la Nigeria, il Pakistan, l'Egitto e via discorrendo davanti a noi. Oggi io voto no, chiedo ai colleghi di votare no, chiedo a voi di incentivare e scatenarvi su tutti i colleghi perché si fermi questo regolamento e qualora non dovesse accadere, chiariamolo subito al palazzo che ci sta qui dietro, l'aula che sta dietro, nel 9 giugno 2024 sarete voi a fermare questo regolamento spazzando via ovviamente quella politica di centro-sinistra, quella politica di sinistra, quella politica di questi 144 parlamentari, 71 parlamentari e 102 parlamentari, di questi parlamentari che purtroppo
utilizzando dei titoloni, pensano di farci credere che stanno salvando qualcosa quando in realtà stanno uccidendo la vita del futuro di mia figlia, dei nostri figli e della nostra gente. Vi saluto, vi ringrazio, seppur non è una mattinata facile per le motivazioni che vi ho detto, vi auguro davvero una buona giornata e per chi ha la grande occasione e l'opportunità di andare a lavorare, auguro ovviamente buon lavoro e buona giornata a tutti. Thank you.